Io sono Maria Cuffaro, cioè non lo so se sono Maria Cuffaro o Serafino Massoni, non lo so, perché Serafino Massoni vorrebbe parlare di me, Maria Cuffaro, però non sa come fare perché Serafino Massoni non assomiglia a me, Maria Cuffaro, capito? E quindi si trova in difficoltà Serafino Massoni, non sa come fare a farvi capire che lui vorrebbe parlare come Maria Cuffaro e io che sono Maria Cuffaro cerco di capire Serafino Massoni che non può immedesimarsi in me perché si vede che lui è un uomo, io sono una donna, capito? Beh, vediamo un po', adesso non si sa come procede questo video perché di certo Serafino Massoni si trova in un grave imbarazzo, a interpretare contemporaneamente se stesso e me Maria Cuffaro, che sono inviata speciale della TV di Stato. Beh, voi lo sapete che io, Maria Cuffaro, ma sta parlando Serafino Massoni, però, io, Maria Cuffaro, in questi giorni mi trovo in Turchia, Anatolia, l'Asia Minore, perché lo sapete che è successo in Turchia, vero? In Turchia è successo un golpe, un putsch. E tutti hanno tutti noi giornalisti, tutti, no, tu, tutti noi giornalisti televisivi della carta stampata. Serafino Massoni, io Maria Cuffaro, Serafino Massoni, e abbiamo detto che è un putsch strano, un putsch strano, un golpe strano. Beh, comunque io non mi voglio perdere, io parla Serafino Massoni, anche se Serafino Massoni pretende di mettersi dentro la testa di me, Maria Cuffaro, figuriamoci se un altro poi, tra l'altro, lui anche di genere maschile, si può mettere dentro la testa di un'altra che è di genere femminile, figuriamoci che pretese. E Serafino Massoni vorrebbe dire col mio volto, lo vorrebbe dire col mio volto, e vorrebbe dire che per noi, inviati speciali, è una pacchia. Quando succedono le disgrazie, per noi è una pacchia. Perché noi abbiamo lo stipendio fisso, Noi abbiamo lo stipendio fisso pagato dalla Rai TV, che vive sia col canone vostro, che anche con tutto un apparato pubblicitario. È una pacchia, È una pacchia. Beh, insomma, no, no, noi abbiamo lo stipendio fisso, per lavorare in TV. Noi lavoriamo a Saxa Rubra, c'è la grande centrale della Rai TV di Stato, a Saxa Rubra, nei pressi di Roma, verso nord di Roma. Però, quando succedono delle disgrazie, e per fortuna ne succedono tante di disgrazie, guardate che queste cose non le dico io, Maria Cuffaro, le sta dicendo Serafino Massoni, capito? Io non mi permetterei mai di dire queste cose. Cioè, che per fortuna ne succedono tante disgrazie. Lo dice Serafino Massoni, Non lo dico io, ma Maria Cuffaro. E quando succedono le disgrazie, Serafino Massoni dice che noi ci mettiamo a saltare dalla contentezza. Lo dice Serafino Massoni, e non lo dico io, Maria Cuffaro. Cioè, lui dice Serafino Massoni che quando succedono delle brutte disgrazie, noi ci mettiamo a fare gli zoppi per la contentezza, perché la Rai TV ci manda sul posto. Può essere che so, oggi mi trovo qua in Turchia, bello, ci sono venuta, lo dice Serafino Massoni, ma non lo dico io, Maria Cuffaro, lo sta dicendo Serafino Massoni, io qua ci sono venuta con l'aeroplano. Poi a casa ho detto ai miei ho detto guardate che devo partire perché io sono un'inviata speciale
sono inviata speciale e devo informare il pubblico televisivo della disgrazia, la devo informare. Io Maria Cuffaro, ma so cose che dice Serafino, ma io Maria Cuffaro sono importante perché io devo andare sul posto a verificare quello che è successo, intervisto la gente, intervisto, e mi devo sbrigare qua a fare la valigia. Devo andare subito col taxi pagato da Rai TV. Il taxi mi porta a Fiumicino. Salgo sull'aeroplano, l'aeroplano porta me, inviata speciale, mi porta o a Istanbul o Ankara. Poi lì prendo un altro taxi, prendo che mi porta in albergo, mi porta. Tutto spesato perché il pubblico televisivo c'ha bisogno delle notizie in tempo irreale, subito. E così un famiglia dico, guarda, hanno bisogno di me, hanno bisogno, capito? Quante disgrazie che succedono a questo mondo. Poi noi, inviati speciali, litighiamo, delle volte litighiamo di brutto perché tutti vogliono andare sul posto per compiere l'opera informativa, tutti vogliamo volare sul posto, sapete, no? Guardate che certe cose le sta parlando Serafino Massoni, non sto mica parlando io, Anna Maria Cuffaro, lo vedete che parla Serafino Passoni, guardatelo in faccia, e dice, no, noi facciamo come gli avvoltoi, ci spieghiamola sulla carcassa, perché noi siamo inviati speciali, ci spieghiamo sulla carcassa, e siamo pagati, bello, è un bel lavoro il nostro, E dicono che ci stanno degli rischi, dicono che qualcuno di noi può morire, e vabbè, ma ne muoiono di operai nella catena di montaggio, e muoiono dei muratori cadendo giù dal tetto, sempre questo, i nostri rischi, confrontati ai rischi che corrono quelli che ci pagano il canone, non so niente, capito? Ma io insomma chi sono? Io sono Maria Cuffaro o Serafino Massoni? Ma chi è che sta parlando? Ma chi è che parla qua? Avvoltoi, le carogne, i rischi. Ma insomma, sono io Anna Cuffaro o sei tu Serafino Massoni? Beh, insomma, io so Anna Cuffaro e so inviata speciale della TV di Stato, capito? Però parla Serafino Massoni, perché Serafino Massoni c'ha la pretesa di mettersi dentro di me, ma mica ci riesce Serafino Massoni a mettersi dentro di me, perché lui è un uomo e io sono una donna, capito? Beh, io sono inviata speciale e qua a Saxa Rubra, qua dove c'è la nostra centrale radio televisiva, a volte litighiamo di brutto, perché vogliamo tutti andare a fare gli inviati speciali dove succedono le disgrazie. E ne succedono tante di disgrazie, brutte, molto brutte, molto brutte. Però io informo però, perché gli inviati speciali ci sono apposta e siamo trattati bene, molto bene. Molto bene, ci si sposta in taxi, con gli aerei, alberghi di buone stelle. Insomma, non si spende nulla. Abbiamo la paga, quella normale, standard, più tutta la trasferta, e giriamo il mondo, giriamo. No, pericoli non ci stanno. Ci stanno io, sì. Che queste cose, no, queste cose le sta dicendo Serafino Massoni, che non ci stanno pericoli, che sia chiaro, non le dico io, Maria Cuffaro, io dico che ci sono tanti pericoli per noi inviati speciali, ma Serafino Massoni dice che no. Serafino Massoni dice
ci sono più pericoli per quelli che lavorano nelle catene di montaggio sotto l'amianto o per quelli che lavorano sui tetti, che cadono giù dai tetti. Ma io come Maria Cuffaro vi dico che noi inviati speciali corriamo dei gravissimi rischi, ed è per questo che facciamo a botte, per andare sul posto dove sono successe le brutte cose, capito? Per altruismo lo facciamo. Beh, insomma, qua ancora io non ho capito se sono io che parlo, io Maria Cuffaro, o se è Serafino Massoni. Mi sembra una cosa tanto strana tutto ciò. In ogni caso, la TV, mamma TV c'ha canoni e pure l'apparato pubblicitario. Il popolo sovrano deve essere informato, possibilmente in tempo irreale. Vabbè, dai, vi salutiamo. Io non so se vi saluta Serafino Massoni o se vi saluto io, Maria Cuffaro.